anni sta per la cura dei tumori. Una terapia che prevede l'utilizzo di due sostanze, la melatonina e la somatostanina. Una terapia che, applicata negli anni, ferma o rallenta comunque l'avanzare del tumore. In cosa consiste questa terapia, professore? La terapia io l'ho chiamata biologica a Hong Kong, nel penultimo congresso sulla melatonina. Biologica perché si fonda sull'adozione di sostanze che hanno una squisita funzione biologica. Bene. Non si tratta di solo due sostanze, ma di un insieme di altre sostanze, come per esempio vitamina A e retinoidi, vitamina D. Ci sono anche inibitori della prolattina che hanno funzione fondamentale, ma il perno della terapia biologica dei tumori, secondo me, deve riposare sulla melatonina e la somatostatina. La melatonina è un ormone, è vero professore? La melatonina è un ormone che si ritiene essere in creta dalla pineale, che però, secondo me, viene formata in tanti altri tessuti oltre che dalla pineale. La somatostatina invece è... La somatostatina è una sostanza che viene formata in una struttura del sistema nervoso centrale che si chiama ipotalamo, che viene portata all'ipofisi e blocca la formazione di ormone della crescita. Lei ha applicato questa terapia su quanti pazienti? Credo che siano più di 7.000. Con quali risultati? Non sempre io riesco ad avere risultati, perché gli ammalati vengono qui, prendono la ricetta, ce ne vanno e poi non danno più notizie di sé. Ma per quelle che io sono riuscito a seguire, io posso dire che, a meno che non mi vengano portati in estrema ratio quando hanno sperimentato tutte quante le rimanenti terapie, a meno che non ci sia una condizione del genere, i risultati, devo dire, nel complesso sono buoni. Comunque migliori ritengo negli altri metodi. Ecco, una delle difficoltà nell'applicazione di questa terapia è il costo di una di queste sostanze. Una delle difficoltà è il costo, ma l'altra difficoltà sta nella incapacità di fare capire alla classe medica le basi biologiche di questa terapia. Informati come sono su basi che sono totalmente diverse, il medico comune non può che seguire le metodiche tradizionali, per cui io sono considerato quasi sotto che ci aspetta un fuorilegge. Ecco, ma lei ha soltanto avversità da parte della classe medica o anche tante adesioni, diciamo, a queste sue idee? Sono molto maggiori le avversità che non le adesioni. Ecco, professore, lei tra l'altro ha una caratteristica direi pressoché unica, cura i suoi pazienti gratuitamente, visita i suoi pazienti, segue i suoi pazienti gratuitamente, come mai? Dunque, mi vergognerei ad avere una ricompensa da una visita oppure da un consiglio, però devo riconoscere che tanti di questi che sono stati da me consigliati, eccetera, bene, hanno ricompensato forse a usura. Attraverso la donazione mi arrivano dei vaglia, ovvero degli assegni, ovvero ancora delle apparecchiature, ovvero dei libri, va bene, che mi hanno molto alleviato il peso che devo sostenere per tenermi entro certi limiti aggiornato. Tutti aiuti per la sua ricerca che lei continua a fare giorno per giorno? Esclusivamente per la mia ricerca, infatti me lo scrivono, per le sue ricerche. Professore, lei sarà premiato domani a Villanova, nella parrocchia di Villanova, col premio della bontà che assegna questa parrocchia. Ecco, un premio della bontà per questa sua opera a favore della gente. Come accetta questo premio? Con che spirito? Ma sono un po' lusingato che l'attenzione ci sia rivolta su di me, perché non mi ritengo degno, veramente. Quando il parroco me ne ha parlato una quindicina di giorni fa, io ho chiesto se proprio non ci fossero altre persone più meritevoli di me di questo. Mi ha risposto di no. Un po' per questo motivo, un po' perché mi sembra di essere insuperbito, di non accettare un'onorificenza che indubbiamente è ambita da molti. Va bene. Per tutti quanti questi motivi spero di venirci domani.
L'ultima domanda è sulla sua candidatura al premio Nobel per la medicina. Ecco, si fa il suo nome per questo premio che è il più importante nell'ambito, nel mondo intero, insomma, in sostanza. Ecco, il suo giudizio. Io ritengo che non avrò mai il premio Nobel per tanti motivi. Anzitutto perché sono troppo minuto, troppo isolato per poter pensare di poter essere insignito di un così generalmente invalso valore di questo premio. Va bene. In secondo luogo perché non conosco nessuno, va bene, che possa eventualmente candidare o proporre la mia candidatura a un premio di questo genere qui. Però che ci siano delle premesse, nel senso della originalità delle ricerche e delle proposte e dei risultati che si possono avere, come nello statuto dei Nobel, ci potrei anche entrare.